Buongiorno e ben ritrovati. La lezione di oggi si propone di continuare a riflettere sul capitolo sul rapporto sull'illuminismo e la religione. Abbiamo iniziato la scorsa settimana in cui ho cercato di problematizzare, da un punto di vista anche di interpretazione contemporanea, il rapporto tra religione per come oggi viene questa, si presenta nell'agone sociale, politico e l'interpretazione dell'illuminismo. Essenzialmente vi ho detto come, soprattutto dal punto di vista di una certa interpretazione della religione per come veniva e viene fornita dal cristianesimo cattolico, l'illuminismo è considerato programmaticamente come un movimento politico e filosofico, culturale e altresì religioso in certi suoi componenti, in certi suoi protagonisti, con cui è difficile interagire, nel senso che alcune posizioni espresse nell'ambito dell'illuminismo storico sembrano andare in conflitto violentissimo, potremmo dire, con alcuni dei cardini della religione cristiana. Soprattutto uno, mi sono soffermato soprattutto su un tema, su un aspetto, che in qualche modo ritengo sia essenziale, ovvero quello che ho chiamato un pochino così impropriamente, ma per comprendere bene quale sia il punto della questione, il diritto all'ultima parola, ovvero essenzialmente su alcune determinate questioni inerenti, soprattutto quelli che potremmo chiamare come diritti del corpo, e per quanto il tema del corpo, della corporeità, sia un tema già presente nella filosofia, ovviamente nel pensiero religioso dei secoli precedenti, pensate semplicemente a tutta la grande mistica anche cristiana del Seicento, ma pensate alla riflessione che intorno al problema del corpo, non soltanto come luogo del peccato, ma anche come luogo della rivelazione divina, avviene per esempio nell'ambito francescano e così via. Bene, però dal 700 in poi, con l'illuminismo, la tematizzazione del corpo proprio e quindi la problematica della corporeità diventa rilevante. Perché? Perché essenzialmente la riflessione sulla proprietà del corpo, da intendersi in un doppio senso, sia proprietà come caratteristiche, quali sono le proprietà di un essere umano. Quali sono le proprietà e così via, cioè le caratteristiche, le note qualificanti, le specificazioni, sia la proprietà al singolare, nel senso di ciò che è proprio, ciò che mi appartiene, ciò che appartiene. Bene, la riflessione sulla proprietà del corpo è una riflessione che avrà poi enormi conseguenze. Potremmo dire, in maniera un po' anche qui, un po' grossolana, ma per intenderci bene, che riprendendo per esempio tematiche che appartenevano al pensiero classico greco e latino, soprattutto a Seneca, a Cicerone, al pensiero stoico, sul fatto che, come diceva Seneca, nessuno è obbligato a soffrire per tutta la vita, c'è sempre una via d'uscita, e Seneca faceva riferimento precisamente proprio, benissimo, cominciamo subito con i problemi di connessione per Tim. Seneca faceva riferimento proprio al tema del suicidio, come già parlato. Allora, la questione, scusate un secondo, vediamo se riprende qui la connessione. Sembra si sia verificato un errore. Fantastico. Un attimo.
Vi chiedo perdono, ma a quanto pare sono problemi con la connessione internet, il che è una cosa abbastanza ridicola. Prova ricominciare. Vediamo se... alcune connessioni internet, fantastico. Non sia disponibile alcuna connessione internet, lo trovo veramente imbarazzante, come è possibile? Perdonatemi, ma devo riuscire in qualche modo a ricontattare perché altrimenti con i vostri colleghi abbiamo un problema. Forse di nuovo. Un momento. Attendi. Volentieri. Mai fidarsi delle macchine. Semplicemente perché, come dico sempre, le macchine, gli uomini non sono sicuro. Le macchine hanno sicuramente un'anima. Sono vive e dispettose. Si divertono moltissimo a crearci problemi. A prescindere. Bene, la connessione sembra essere stata ripristinata. Allora, scusate, ma è saltata la connessione internet con motivo per cui adesso abbiamo dovuto ricominciare tutto, riavviare la connessione. Speriamo che non ci siano ulteriori problemi. Allora, stavo dicendo la questione della proprietà del corpo, che è qualcosa che va anche al di là della tematica seneciana storica sulla possibilità da parte del filosofo, o comunque dell'uomo, di scegliere, per esempio, di uscire dalla vita nel momento in cui questa risultasse eccessivamente penosa. Perché va al di là? Perché non è più solo in questione, come avveniva nell'ambito storico, nell'ambito di Seneca, il rapporto vita-morte. È in questione tutta una serie di altri agganci, cioè va a toccare questa questione, questo tema, va a toccare una famiglia di problemi che sono tra di loro prossimi ma che non vengono a coincidere. Molto banalmente, qual è la strada che io devo percorrere per la piena realizzazione personale, ad esempio? Beh, per qualcuno può essere una strada fatta di matrimonio e famiglia, per altri no. Per qualcuno può essere una strada fatta di attenzione a determinati aspetti della propria comunità, per altri no. L'attenzione alla propria salute fisica e spirituale. Come la gestiamo? In base a quali criteri si può definire qualche soggetto? Attenzione al termine, soggetto è colui, nei termini la filosofia moderna è colui che ha una sua autonomia. Il soggetto è il soggetto che delibera, che pensa, che decide. Quali sono i limiti, potremmo dire, di questa decisione, di questa capacità decisionale? Non, attenzione, per quel che riguarda adesso necessariamente, per esempio, il rapporto con la comunità, ma
con la società. Cioè, nessuno mette in discussione, faccio per dire, che nessuno abbia il diritto di picchiare un'altra persona. Cioè, questo è un dato, se non altro semplicemente perché la società viene costruita su basi razionali, questa è l'interpretazione canonica e stampo illuminista, per garantire la reciproca sicurezza e il reciproco benessere. Quindi non è lecito pensare che io possa, per garantirmi la mia felicità, permettermi di picchiare il prossimo. Non è questo il punto. Ma per quel che riguarda il mio corpo, tenete conto che, nello specifico, poi, uno ha già parlato la scorsa settimana, ha parlato di Montesquieu, uno dei punti di maggiore tensione che nel Settecento comincia a emergere, già presente prima, ma che nel Settecento davvero diventa predominante, che poi come dire, avrà uno sviluppo importantissimo, riguarda i cosiddetti diritti delle donne. Dove il primo diritto, attenzione, è quello proprio alla proprietà del corpo. Perché il diritto all'educazione, che cos'è se non il diritto a educarsi e quindi a diventare maggiormente consapevoli delle proprie possibilità? E quindi anche il diritto a trasformare la propria personalità in questo senso. Ovviamente il diritto a non sposarsi, senza per questo essere considerato, e avere però, per esempio, attenzione, non sposarsi significava molto spesso, nella cultura, nella società francese, inglese, italiana, non avere diritto all'eredità. La famosa dote era praticamente qualcosa per convincere un uomo a sposare una donna. Il diritto alla partecipazione alla vita pubblica e politica. Sono diritti che riguardano una specifici aspetti di una nuova soggettività. Soggettività non ancora necessariamente la soggettività della differenza sessuale come è stata tematizzata negli ultimi decenni, ma sicuramente una soggettività dell'autonomia sessuale, intesa nel senso di differenza di genere. Per cui, nonostante per un modo di vedere, per esempio, Rousseau in certi punti avrà posizioni decisamente controverse, alla donna viene riconosciuto il pieno diritto a manifestare tutte le sue potenzialità. Beh, questo non era assolutamente, come dire, scontato. E ci saranno formidabili resistenze da parte anche dei poteri religiosi al plurale. Ma anche lì si intrecciano vari punti. Uno è proprio il ruolo da attribuire alla donna per natura all'interno della società. Ho già avuto modo di dirlo, lo ripeto, quando qualcuno dice di qualcosa che per natura è così, diffidatene sempre. Che la donna abbia un ruolo per natura, la cura, è qualcosa su cui, insomma, personalmente ho enormi perplessità. Non spettano dei ruoli specifici, non esistono ruoli sessualizzati naturalmente. Certo, la donna partorisce e l'uomo no, ma tra il partorire e il diventare madre, l'essere madre, c'è uno iato enorme. Non è sufficiente partorire per essere madre. Quello è un fatto fisiologico, l'essere madre è un fatto culturale. Sono cose molto differenti. Vi ricordate, ho già avuto modo di dire, quando a Rousseau si rimprovera l'aver abbandonato i suoi figli, che sia un atto moralmente deprecabile, possiamo essere d'accordo. Sì, lo stesso Rousseau lo riconosceva. Diceva, non era qualcosa di cui si vantava. Non c'è contraddizione però tra questo e l'aver scritto un'opera di filosofia dell'educazione, anzitutto perché sono piani diversi. Altro elemento, Rousseau, proprio nell'Emilio, mostra come il diventare genitori
L'essere genitori siamo in realtà un diventare genitori. Non c'è nulla di realmente naturale. Anche quando, nell'Emilio vedremo, insisterà molto sulla naturalità della madre e così via, in realtà è sempre una naturalità, potremmo dire, di secondo grado, acquisito. Se non altro perché, per esempio, in natura, nello stato di natura famoso, Rousseau aveva una difficoltà a immaginare che non appena i cuccioli degli esseri umani fossero sufficientemente robusti, venissero abbandonati dai genitori. Bisogna sempre fare estrema attenzione. Allora, dicevo, il problema del quel che riguarda per esempio la nuova soggettività femminile, la questione della proprietà del corpo e quindi la gestione del proprio corpo, il riconoscimento dei diritti inerenti anche a questa proprietà e a questa gestione, sono tutte cose che mettono in grave difficoltà, diciamo, le correnti più conservatrici delle chiese, al plurale, insisto, del Settecento. Poi c'è un'altra questione che questo capitolo affronta bene ed è importante. Il fatto che, come ho avuto modo di dire, la religione sia per certi aspetti una sorta di, fra virgolette, invenzione dell'illuminismo. La religione come intendiamo noi, la religione c'è come forma della cultura accanto alle altre. Se ancora nel Seicento, per esempio, essenzialmente si tendeva a dare al cristianesimo una visione universalistica, in cui anche gli studi comparatistici tra le antiche religioni e il cristianesimo si riducevano, in alcuni per lo più, a verificare come dalla Bibbia fossero derivate tutte le altre religioni, e quindi in qualche modo a rimarcare, a insistere sulla centralità del messaggio biblico cristiano, per cui per esempio gli dei celti, secondo alcuni studiosi, quindi la cultura celtica, quindi la cultura nord Europa, in realtà erano semplicemente i figli di Abramo, o comunque derivavano anch'essi da Abramo, e quindi, di nuovo, dare che cosa? Riconoscere il ruolo prioritario, primigenio, fondamentale al cristianesimo, all'Antico Testamento e quindi al cristianesimo. Poi settimane fa vi ho parlato di come l'italiano Giambattista Vico immaginasse le origini delle società e delle religioni pagane. Il fulmine, la paura, la religione che in qualche modo è il risultato della potenza naturale, di come l'immaginazione degli uomini antichi, non sufficientemente raffinati dal punto di vista razionale, perché non hanno ancora sviluppato un linguaggio adeguato e così via, si lasciassero colpire da questi eventi terrificanti. Vico però diceva: tutto quello che io sto spiegando, l'origine delle umanità gentilesche, le chiamiamo, cioè della cultura pagana, non riguarda gli ebrei. Gli ebrei sono sempre stati uguali dai tempi di Adamo ed Eva, non hanno subito questi cambiamenti. Per loro c'è una storia diversa. Perché lo diceva? Ma essenzialmente per un paio di ragioni, probabilmente. La prima ragione, forse, perché Vico era davvero cattolico, tra un attimo vediamo che significa questo, e quindi credeva nel messaggio cristiano, credeva nella Genesi. Prendeva sul serio il racconto biblico. La seconda ragione, probabilmente più importante, vista che la sua opera veniva letta dai censori ecclesiastici che annotavano tutte le cose che potevano risultare eterodosse o in odore d'eresia, beh, lui non poteva dire che tutti gli uomini erano nati in quella maniera lì quando la Bibbia dice un'altra cosa. E allora
inventa questa distinzione per salvare la possibilità che la sua filosofia venisse comunque pubblicata, che la sua opera venisse pubblicata, venisse discussa, se ne potesse parlare, e non finire sotto processo, e comunque non finire all'indice. Un amico di Giambattista Vico, di qualche anno più grande, Calopreso, vide le sue opere condannate. Condannate a morte le opere, in una maniera abbastanza bizzarra, vennero affogati vivi. Simbolicamente, non potendo affogare l'autore, si affogavano i libri. Il bello è che il mare di Napoli riportò i libri a riva, i pescatori li trovarono, li riportarono al proprietario, il quale li consegnò di nuovo ai censori dicendo: guardate che la prima volta non è andata bene, provateci una seconda. Questo perché si rischiava. Intorno al 1715 si racconta che sia stata pubblicata a Napoli la prima traduzione italiana del De rerum natura di Lucrezio. Non si ha notizia di quella copia. Non è rimasta una copia della traduzione. Tutti i libri stampati vennero distrutti. Cioè la caccia al libro era qualcosa di molto serio. Quindi, da parte di Vico e molto spesso da parte di molti di questi autori, le esitazioni, i dubbi, le ambiguità sono anche dovute in qualche modo alla necessità di fare i conti con la censura. È una cosa questa di cui sempre tener conto. Quando leggete molti autori, non solo italiani e non solo del Settecento, espressioni retoriche riguardanti varie cose, cioè rispetto della religione, rispetto della verità cristiana e così via. Dopodiché uno legge il libro e dice: ma come fa a conciliare questi due aspetti? Perché la prima cosa, la dichiarazione di rispetto, era una dichiarazione dovuta, altrimenti il testo non veniva pubblicato, non si aveva l'imprimatur, non si aveva il permesso. Questa è una cosa di cui bisogna sempre tener conto. Dicevo, ancora nel Seicento, appunto, si faceva questa ricerca di studi comparati, perché? Perché già comunque il confronto con la scoperta delle Americhe allora cominciava a far sentire il suo effetto, cioè la scoperta di nuove forme di religiosità, ma si aveva ancora un'idea di centralità del cristianesimo. C'è un autore molto curioso, si chiama Isaac de la Peyrère, che è uno degli autori più contestati di tutta la filosofia moderna, che scrisse un'opera molto curiosa e interessante, intitolata I preadamiti, che dal titolo stesso vi lascia immaginare l'argomento. Isaac de la Peyrère immagina che il mondo sia eterno, ovvero quello che noi nella Bibbia troviamo come creazione del mondo sia semplicemente l'inizio della nostra storia. Ma prima il mondo, inteso come universo, anche come pianeta, esisteva. Forse c'erano stati altri esseri umani, probabilmente, ma ci furono delle ecatombi terrificanti per cui gli uomini erano stati sterminati e erano sopravvissuti pochissimi. Chi erano i preadamiti? Erano forse i sopravvissuti alla precedente, potremmo dire, era geologica. Guardate, la Peyrère non era affatto sciocco, tutt'altro. E si affidava, fondava la sua interpretazione su alcuni passi dell'Antico Testamento che creavano problemi. Facciamo esempio che è sicuramente a voi tutti noto. Sappiamo la storia di Adamo ed Eva, e quindi andiamo de plano. Conosciamo la vicenda di Caino e Abele. Dopo la morte di Abele, Caino cosa fa? Parla con Dio. Sono forse io il custode di mio fratello e così via. Dio lo caccia, lo scaccia, e Caino dice: Signore,
Ma a questo punto chiunque io incontri mi potrà uccidere. Come chiunque io incontri? Chi altro posso incontrare se Adamo ed Eva hanno avuto due figli e uno l'ho ucciso? E poco dopo, si dice di Caino, che incontra una donna da cui avrà dei figli. E questa donna dove viene fuori? Ecco le domande a cui la Peirer dava una risposta. Dice, guardate, questa, sì, ci sono interpretazioni allegoriche, interpretazioni simboliche, ma in realtà era semplicemente il fatto che da Adamo ed Eva non deriva il genere umano, derivano gli ebrei, mentre i gentili, gli altri popoli, hanno un'altra generazione. Già questo depotenzia enormemente, trasforma radicalmente l'interpretazione della Bibbia e trasforma radicalmente il messaggio cristiano, perché se la Bibbia non è più un testo con valore universale, universalizzante, ma è la storia di un popolo, il popolo eletto. Una questione di non poco conto. Bene, comunque, nel XVIII secolo, quello che succede è che con l'illuminismo, di fatto, il cristianesimo, meglio, precisiamo, potremmo dire, ovviamente in Europa il cristianesimo, ma come prospettiva di ricerca tutte le religioni monoteiste, quindi ebraismo, cristianesimo ed islam, perdono la loro centralità e vengono semplicemente, si fa per dire, comparativamente studiate accanto alle altre religioni, agli altri culti. E per esempio si perde l'attenzione all'aspetto dei dogmi, quindi all'aspetto più intellettuale delle religioni, e si passa all'analisi dei culti. Ho già accennato come un grande gesuita francese, Lafitau, si fosse recato in Nord America a studiare la cultura degli indiani del Nord America e avesse ricordato ai suoi contemporanei come l'assenza di, apparente assenza di, luoghi di culto, templi, non comportasse l'assenza di religione. In una religione fondamentalmente panpsichistica, una religione in cui la divinità si manifesta attraverso le forze naturali, tutto il mondo è tempio. Non c'è bisogno di un tempio, di una chiesa specifica, di un altare e così via. L'attenzione appunto si sposta sui rituali, l'attenzione si sposta sulle leggi e così via. Allora, di nuovo, cos'è che emerge? Perché si parla di invenzione della religione? Perché la religione diventa un fatto, potremmo dire, viene studiata comparativamente come un fatto storico accanto alle altre, a altri fatti storici. Questo non comporta necessariamente una sua discredito, una diminuzio, ma dal punto di vista dello spazio, del filosofo, dal punto di vista dello storico, dal punto di vista dello studioso, non è più in questione il valore di verità del messaggio religioso. Il valore di verità del messaggio religioso viene, fra virgolette, ripensato in altri termini, altrove. Lo vedremo con Rousseau, ad esempio. Quando la religione diventa religione naturale, quando il messaggio cristiano, perché questa religione naturale è figlia del messaggio cristiano, viene interpretata come essenziale manifestazione di una pietas interiore.
di un rapporto con il divino che l'uomo intesse nella propria interiorità, nella propria anima, dove, attenzione, può addirittura diventare di secondaria importanza una questione che apparentemente dovrebbe essere centrale, come l'immortalità dell'anima. Che l'anima sia mortale o immortale, ovviamente è non soltanto oggetto di dibattito filosofico e teologico, ma può avere implicazioni diverse a seconda degli aspetti che vogliamo mettere in rilievo. In foro interiore, la vera religione di cui parlava Agostino, che poi attraverso il neoplatonismo giunge fino al Settecento, quindi il rapporto intimo, potremmo dire, che ho con Dio, certo, prevede, può prevedere l'immortalità della mia anima, ma se Dio è un essere atemporale, potremmo dire, se Dio non si trova nel tempo, l'eternità è attimo, vengono a coincidere. E allora perché debbo temere o sperare in un'immortalità successiva quando è, potremmo così dire, il mio disperdermi in Dio la garanzia della mia fede? Questo era un tema che, per esempio, nel Cinquecento era molto presente. Si usava l'espressione tornare nel seno di Abramo, ovvero il ritorno a una unità divina originaria in cui io perdo la mia individualità, ma la mia individualità cos'ha di precipuo e specifico, sono i miei ricordi, ma l'anima è qualcos'altro, non può coincidere con i miei ricordi. Altri, per esempio lo stesso Kant, invece riterrà che l'anima fosse, l'anima individuale fosse immortale. Ma anche qui, a proposito di cose piuttosto divertenti, nel Settecento, che avrebbero già detto, c'erano alcuni autori, alcuni pensatori, per esempio anche un autore come Herder, che ipotizzava la possibilità che dopo la morte l'anima si reincarnasse in altri mondi, attenzione, tecnicamente in altri mondi, non nell'aldilà, ma si reincarnasse in qualche corpo su Marte o su Giove, su altri pianeti. Perché escludere in linea di principio questa possibilità? Quindi vedete come riflessione sull'immortalità dell'anima e sua come dire, e negazione del materialismo non siano necessariamente legate. Ci sono varie possibilità. Dicevo, lo studio delle religioni nel Settecento, per lungo l'arco tutto il Settecento, David Hume è l'autore che è più famoso, più importante per certi aspetti, quello che ha scritto le opere anche filosoficamente più dense, le sue ricerche sulla religione naturale ebbero un grande successo, ma l'analisi dei culti attraversata tutto il XVIII secolo sempre meno si concentrerà sugli aspetti dogmatici e darà invece sempre più attenzione ai miti, ai racconti, ai culti, ai feticci, termine feticcio, e di lì poi feticismo, nel secolo successivo che avrà un'altra direzione, comincia a circolare nel senso tecnico proprio nel XVIII secolo, parlando delle religioni al plurale, non delle religioni. Quindi la riflessione sulla religione è una riflessione che investe lo studio dell'essere umano come essere naturale e del suo farsi animale culturale. Perché magari appunto come D'Holbach, come Diderot, come Voltaire, per restare in ambito francese, come Hume, come molti altri autori,
La chiave di lettura che si ha nei confronti della religione spesso è puramente negativa, essenzialmente si parte da questa idea. Le religioni nascono come naturale reazione da parte dell'essere umano primitivo di fronte alla potenza della natura e quindi alla paura, e quindi il tentativo di arginare questa paura, quest'ansia. Vi ho fatto l'esempio, dico che racconta come il famoso bestione di fronte alla potenza spaventosa del fulmine gli dà un nome, Zeus, e una volta che gli dà il nome costruisci partendo da quel nome una cosmologia. Chi è questo Zeus che si manifesta così? Perché si manifesta così? È un dio che si trova in cielo perché il fulmine va dal cielo verso la terra e così via. E ci sono quindi una serie di conseguenze che la fantasia e l'immaginazione dei primi uomini crea, però, dicono altri autori, accanto a questa originaria creazione dovuta al timore, il timore creò i primi dei per gli uomini. E l'uomo a creare gli dèi e non viceversa, ma accanto a questa creazione io creo un Dio che credo mi abbia creato perché ho bisogno di individuare, pensare, concettualizzare un'entità che non soltanto si manifesta in quei termini così potenti, ma che a questo punto mi garantisca anche la mia sopravvivenza. E quindi mi garantisca che è benevolo, è il Dio che è benevolo, colui il quale a cui posso rivolgermi per chiedergli aiuto, è colui che mi ha creato. Accanto a questo aspetto c'è poi, questi autori dicono, la creazione dei poteri, maghi, preti, profeti, cioè tutta una classe di uomini che facendo leva sul timore, sulla paura, sulla credulità, costruiscono una vera e propria cultura religiosa, cultura dei culti, potremmo dire. E questi perché lo fanno? Per potere, per brama di potere. Ecco lo iato, il passaggio essenziale su cui questi autori poi insistono moltissimo. Da una naturale risposta dell'essere umano di fronte alla paura, si giunge a che cosa? Mettetevi un secondo. Si giunge a una costruzione culturale fondata sulla gestione della paura, non sull'eliminazione, ma sulla gestione della paura. Perché i maghi, i preti, i sacerdoti, i profeti, su cosa fondano il loro potere? Sul fatto che garantiscono che se loro vengono ascoltati, se noi obbediamo ai precetti di cui loro sono interpreti, non dobbiamo temere la collera divina. No. È, voglio dire, il massimo grado della falsificazione questo. Autori come, ricordo appunto, il barone d'Holbach, che era l'ateo per eccellenza. Il barone d'Holbach è stato un filosofo francese del Settecento, non un grande filosofo, potremmo dire, per quanto fosse molto più interessante come a volte lo fanno passare, ha scritto comunque opere molto interessanti. Non fu probabilmente un filosofo della grandezza di Hume o di Kant o di Rousseau, ma un autore molto interessante, che era l'ateo per eccellenza. Lo era perché lui, in tutte le sue opere che ha pubblicato, anonime per lo più, ma sapevano che era lui, è un convinto sostenitore del determinismo meccanicistico e del materialismo. Riduceva la religione a semplice gestione di potere. Attenzione, il barone d'Holbach era talmente ricco che poteva permettersi di non avere particolare paura neanche dell'Inquisizione, che non era una cosa da poco. Era un uomo ricchissimo. Allora, era talmente ricco che
quando decise di curare l'educazione delle sue due figlie, che ebbe da una moglie amatissima, morta giovane, la morte della moglie lo sconvolse anche emotivamente, per cui a maggior ragione insistette nel negare l'esistenza di un Dio, perché dice: non può esistere un Dio così crudele da togliere la vita a una donna come era mia moglie, da far soffrire così tanto un uomo e i suoi figli, senza motivo. Per dire anche quali erano gli aspetti personali di questo approccio. Bene, nel Bach era talmente ricco che quando si decise per curare, ovviamente, precettori privati per l'educazione dei figli e così via, allora si insegnava anzitutto appunto la lettura della Bibbia, per quel che riguardava la morale e così via. Lui fece tradurre in francese il vero natore di due pezzi. Pagò un traduttore. E siccome non era contentissimo della traduzione francese, pagò Diderot per rivedere la traduzione. Insomma, non è proprio una cosa che potesse fare chiunque. D'Holbach fu il più coerente, lucido, critico della religione dell'ambito di Dio. Ma di quale religione, di nuovo? Da una parte potremmo dire di tutte le religioni in quanto espressione semplicemente di rapporti di potere, dall'altro ovviamente, come i suoi contemporanei, la critica d'Holbachiana era rivolta in particolare contro la Chiesa cristiana, contro la Chiesa cattolica. Perché? Perché la Chiesa cattolica esercitava un'influenza troppo grande e nefasta nell'ambito della politica e del vivere civile. E qui, se volete, è facile ripensare a tutte le questioni riguardanti la proprietà del corpo, della propria educazione, la propria vita e così via. Questa è una parte. Poi c'è un altro elemento, però, di cui tener conto. L'illuminismo non è stato solo un movimento, come a volte viene detto, un movimento antireligioso. L'abbiamo detto, non è così. C'è stato anche un illuminismo cattolico. Non solo nel senso che ci sono stati autori cattolici che erano illuministi, questo è ovvio, ma che ci sono stati pensatori cattolici, religiosi cattolici, che hanno fatto proprie molte istanze dell'illuminismo in quegli anni. In quale direzione? Di nuovo, anche questo è però piuttosto importante. La direzione era ancora un depotenziamento, in qualche misura, del cristianesimo istituzionale in favore invece di un'attenzione al valore universale, potremmo dire, e morale dell'insegnamento cristiano. Quindi una riflessione sul cristianesimo, sul messaggio cristiano, sul messaggio evangelico, come messaggio di ragione. La religione quindi sempre di più, insisto, come fattore privato, dove il privato, anche qua, se ci riflettete un attimo, è un'invenzione molto più recente di quanto vi immagini. Allora, privato noi lo intendiamo ovviamente in contrapposizione al pubblico. Questo mi sembra abbastanza evidente dopo. Ma la distinzione tra pubblico e privato è così semplice come appare? Cosa che appartiene al privato e su cui il pubblico non può esercitare eventualmente la sua autorità, o viceversa. Cosa che appartiene al pubblico e su cui il privato non può e non deve esercitare, oppure al contrario, può e deve esercitare la sua influenza. Vedete come le cose sono in realtà molto più spesso, molto più difficili da
definire. Sono confini estremamente larghi. Molto spesso la contrapposizione, queste contrapposizioni così nette, sono in realtà il risultato di interpretazioni a posteriori, ovviamente, di conflitti che avvenivano, che sono avvenuti e avvengono tuttora, tra contesti, tra gruppi di, proprio tra famiglie di concetti, tra famiglie di saperi. E allora, la decisione da parte di alcuni cristiani, di alcuni autori cristiani, di tentare di conciliare il messaggio cristiano con la nuova scienza, il messaggio cristiano con gli studi filologici che avevano messo in dubbio, per esempio, l'unitarietà della Bibbia, il messaggio cristiano con l'acquisizione delle nuove concezioni dell'uomo, dei nuovi diritti, comporta una trasformazione dell'idea di religione. Uno dei punti di partenza, per esempio, fu la necessità di ridefinire la religione in termini di ragionevolezza, come aveva fatto già John Locke. John Locke è uno dei maggiori filosofi della fine del 600 e inizio del 700. È considerato uno dei padri del liberalismo moderno. I suoi due trattati sul governo sono un'opera fondamentale per quel che riguarda la visione dello Stato, della politica e dei diritti. E anche qui mi limito a fare un esempio. Rimanendo in ambito inglese, ho già ricordato come l'opera forse filosofica più rilevante, più importante della prima metà del 600, non solo, sia stata l'opera di Thomas Hobbes, Il Leviatano. Il Leviatano, che è lo Stato che viene raffigurato da Hobbes come un gigantesco mostro. Ora riflettete, un'opera di filosofia politica, che noi chiamiamo filosofia politica, lasciamo aperto, che rappresenta lo Stato come un mostro, fin dal titolo, da questa indicazione. Passa qualche decennio, un'opera altrettanto rilevante di filosofia politica, che riprende da Hobbes il tema del contrattualismo, e quindi il problema dello stato di natura, il passaggio alla società, il problema del contratto, l'infesa dei diritti e così via, parla di governo. Due trattati sul governo. Non è più in questione lo Stato, ma il governo. Il governo è in qualche modo già una funzione dello Stato. Non è più lo Stato. Qualche decennio dopo, passiamo in Francia, abbiamo lo spirito delle leggi. Addirittura si passa a affrontare la questione proprio dell'aspetto della legislazione. Contratto sociale, neanche so dirvelo. Lo spostamento di significato nei titoli è piuttosto interessante da questo punto di vista. Comunque Locke, oltre che autore del saggio sull'intelletto umano, due trattati sul governo, la lettera sulla tolleranza, ha scritto anche un importantissimo operetto del 1695 intitolata La ragionevolezza del cristianesimo, dove la sua difesa del cristianesimo contro, anche lì potremmo dire, gli atei, anzitutto, e contro i miscredenti, si fonda non semplicemente sulla verità dei dogmi, ma sul suo essere una religione di ragione. E quindi, proprio perché è ragionevole, è accettabile da tutti. Ma l'accettabilità del cristianesimo non è più fondata sulla verità dogmatica, non sulla conversione, ma sulla sua, ma su un'adesione sul piano del dialogo. Nella sua essenza, dice qui Giovanni Filorano, Dio è ragione,
Le leggi che regolano l'ordine creato sono contenute dall'eternità in questa essenza sommamente ragionevole. Il Dio razionale della religione naturale imposto dalla nuova scienza sembrava averla vinta, almeno temporaneamente, sul Dio di Abramo e Giacobbe, caro a Pascal. Qui l'accenno importante, e ora poi chiudo su questo. Pascal ve ne ho accennato più volte. Qual è la specificità, potremmo dire, del pensiero pascaliano a proposito della religione? Cosa lo differenzia rispetto ad altri grandi filosofi del 600 e del 700? Soprattutto suoi contemporanei, rispetto a Cartesio, rispetto a Locke, rispetto a Hobbes, rispetto a Newton. Che Pascal prende sul serio l'incarnazione, prende sul serio Cristo. Cioè, a Pascal non serve a niente, fra virgolette, il Dio di ragione, che è quello che garantisce le regole del mondo, il Dio che si fa garante delle leggi dell'universo. È il Dio dei matematici, dice Pascal. Io come ne faccio il Dio dei matematici? A me interessa un Dio che invece mi segua, con cui io mi possa relazionare per quel che riguarda la salvezza della mia anima. Perché io sono peccatore. Io sono peccatore e vivo in un mondo corrotto. Io sono peccatore e vivo in un mondo corrotto che è il risultato di una natura corrotta. Perché il peccato originale ha corrotto la natura tutta, non soltanto l'uomo. Ecco perché anche gli animali sono feroci, ecco perché c'è la morte e così via. Allora, questa visione, tra virgolette, della religione è quella che, apparentemente, dice giustamente l'autore qui, viene momentaneamente almeno superata, per esempio, dalla visione di Newton, dalla visione di Clark, dalla visione di Locke, dalla visione di Francia di un Fenelon o qualche tempo dopo di Voltaire. Cioè, il rapporto con Dio è un rapporto che sia soprattutto attraverso la conoscenza, e quindi la scienza da questo punto di vista aiuta, che non piuttosto attraverso i rituali, i culti e la religione rivelata. Quest'ultima in realtà rischia di essere soprattutto un elemento di pericolo, perché mi può portare verso il fanatismo e così via. Va bene, facciamo una pausa di 5 minuti e poi ricominciamo.